I tre fermi di domenica mattina si inseriscono in un piano di prevenzione e contrasto ai reati predatori e in particolare ai furti in abitazione che abbiamo messo in atto fin dall'inizio dell'estate. Noi abbiamo infittito i controlli e sicuramente non ci fermeremo. Continueremo a perlustrare e a pattugliare le zone urbane e le zone periferiche dell'isola perché con l'aumento della popolazione e del flusso turistico aumenta anche la possibilità di eseguire furti in abitazione indisturbati. Invitiamo tutta la cittadinanza a sensibilizzarsi in tal senso, a difendere il proprio patrimonio, ma anche a difendere la sicurezza e quindi a segnalare al 112 ogni presenza sospetta nei dintorni di abitazioni, e sapendo che una telefonata in più al 112, al numero d'emergenza, può veramente prevenire anche un numero di furti, come in questo caso, che fa danno per migliaia di euro e veramente va a violare la riservatezza e l'intimità delle persone.